La frazione di Salignano, grazie alla crescita demografica del Novecento, è confluita nell'assetto urbano dell'abitato di Castrignano del Capo. A dominare il borgo salignanese è la torre cinquecentesca, frutto dell'ingegneria militare tipica del reame dell'imperatore Carlo V d'Asburgo. Realizzata a pianta circolare, sul suo imponente perimetro si aprono le cannoniere, mentre fa da coronamento un sistema difensivo caratterizzato dalla presenza di 10 piombatoi rinforzati. Recentemente la torre è stata restaurata e ha guadagnato la vocazione di contenitore culturale, utilizzato per gli incontri di comunità e i laboratori didattici. Il borgo di Salignano si dirama intorno alla chiesa matrice, dedicata a Sant'Andrea e ricostruita tra il 700 e l'800 sul sito dell'antica parrocchiale. La campagna di Salignano fa rivivere ai visitatori la squisita bellezza della civiltà contadina del Capo di Leuca, verdeggiante e lussuriosa negli sterminati uliveti che si estendono in tutto il territorio circostante. Raggiungibile comodamente in bici o nei percorsi trekking, merita attenzione la chiesetta seicentesca della Madonna delle Rascie, sita lungo il tragitto che dall'abitato di Salignano conduce alla Basilica di Santa Maria de Finibus Terre. Edificata negli anni 70 del 600, la chiesa sorge su un antico insediamento rurale, che il Tasselli identifica con il nome di Criminò. Alle spalle dell'edificio, infatti, si scorgono diverse sepolture di epoca medievale, nonché architetture tipiche della civiltà rupestre. Passeggiando tra gli ulivi e i muretti a secco, si incontra la chiesa di San Giuseppe, edificata nel 1630. L'edificio, insieme alla Madonna delle Rasce, per secoli ha rappresentato un luogo di passaggio per i pellegrini, che dall'entroterra salentino si muovevano alla volta del santuario di Santa Maria de Finibus Terre. Incantevole è il panorama che si può godere dai terrazzamenti salignanesi, con i suoi secolari alberi di olivo, che lentamente degradano verso l'irruente azzurro dello Ionio.